Ciao a tutti amici di iPadisti e benvenuti alla nostra nuova video recensione. In questa puntata delle video recensioni andremo a recensire uno dei migliori giochi, probabilmente uno dei giochi più carini che sono stati creati per il nostro iPad. Molto probabilmente molti di voi lo conosceranno, Piante contro Zombie, grazie soprattutto alla sua versione iPhone o alla sua versione PC o Mac, anche se notiamo nella versione per iPad molte differenze. Principalmente è più limitata questa versione e non c'è nemmeno il supporto alla lingua italiana, come potete intravedere già da questa schermata, dal titolo che si presentano in italiano ma naturalmente in inglese. Questa è la schermata principale dalla quale possiamo scegliere, diciamo, che cosa effettuare, quale operazione effettuare. Come possiamo vedere, abbiamo il negozio, abbiamo l'enciclopedia, ma queste cose le vedremo meglio dopo. Abbiamo i trofei che si possono collezionare nel gioco, abbiamo poi la schermata delle opzioni, naturalmente quella dell'aiuto per capire come funziona il gioco. Questa invece è la schermata di pubblicità, diciamo, quindi ci viene fatta pubblicità a giochi che sono stati creati dallo stesso sviluppatore. E poi abbiamo il gioco vero e proprio, che si compone di una modalità avventura che adesso non vedremo e una modalità gioco veloce. L'avventura non la vedremo perché l'avventura principale è stata già conclusa e non possiamo scegliere quale livello effettuare, mentre per andare a vedere le meccaniche di gioco preferiamo utilizzare il gioco veloce, che è appunto questo. Qui vediamo varie modalità, abbiamo dei livelli ambientati di giorno, alcuni di notte, poi abbiamo livelli ambientati nella piscina, con la nebbia, sempre con la piscina, e sul tetto naturalmente, che sono i vari livelli che sono disponibili anche nella modalità avventura. Questi poi sono i minigiochi, sono molto carini, sono molti, purtroppo c'è un solo livello per minigioco, alcuni sono già fatti, alcuni ancora da fare, mentre altri ancora devono essere sbloccati prima di poter essere giocati. Si sbloccano completando i minigiochi precedenti. E poi abbiamo la modalità sopravvivenza, nella quale dovremo riuscire a sopravvivere a diverse orde di zombie per un certo periodo di tempo per completare appunto questa modalità. Abbiamo quindi il gioco, scegliamo una modalità giorno per farvi vedere come funziona. Abbiamo sulla destra gli zombie che sono i nostri nemici, mentre qui dovremo scegliere le piante che vogliamo utilizzare, che saranno, diciamo, il nostro arsenale. Adesso ne vengono scelte alcune casuali. Questo è il sole che permette di, questo è il girasole che permette di ottenere soli, che saranno energia per piantare. Poi scegliamo la ciliegia, scegliamo la rasemi, la venere mastica zombie, la schiaccia zombie, lo sparacocomeri e l'aglio. Sono piante per farvi vedere un attimino gli effetti che queste ultime possono avere durante il gioco. Questo è il nostro campo di battaglia. Fra poco inizieranno ad arrivare gli zombie, nel frattempo iniziamo a piantare i girasoli, perché con i soli che producono loro e con quelli che scendono dal cielo avremo l'energia necessaria a piantare anche le altre piante che altrimenti non potremmo mettere sul nostro campo di battaglia. Quelli quindi sono i girasoli, mentre tra poco inizieremo, nel momento in cui abbiamo l'energia come adesso, a piantare altre piante. Questa ad esempio è la sparasemi, che ha una funzione chiaramente offensiva verso gli zombie che stanno arrivando. Sparando riuscirà a ucciderli. Scopo del gioco è naturalmente quello di non riuscire a far raggiungere agli zombie la nostra porta di casa, altrimenti questi ultimi mangeranno il nostro cervello. Nel frattempo continuiamo a piantare dei girasoli e per andare un attimino a vedere come funzionano altre piante, questa ad esempio è la ciliegia esplosiva, che esploderà uccidendo tutti gli zombie che si trova intorno. Naturalmente piante più forti hanno anche bisogno di un costo in soli che è aumentato naturalmente. Questa è la schiaccia zombie, funziona similmente alla ciliegia, ma semplicemente schiaccia uno zombie che gli arriva davanti, quindi nel momento in cui lo zombie arriva vicino a lei avremo questa azione e lo zombie chiaramente morirà. Scopo del gioco, nel momento in cui la barra in basso arriverà, questa invece è la venere mastica zombie, che riuscirà a mangiare uno zombie, poi diventerà debole, quindi se un altro zombie arriverà mangerà lei in pochissimi secondi. Dicevo, lo scopo del gioco è quello di riuscire a sopravvivere alle ondate di zombie fino a che la barra in basso si completerà, che si tratta della barra della durata del livello. In questo caso quindi usciamo dalla modalità per andare a vedere
invece un altro tipo di livello, in questo caso ho scelto quello della nebbia. Perché? Perché consente di vedere le innovazioni introdotte sia nella modalità notte sia nella modalità piscina. Come vedete, la notte potremo scegliere altre piante che prima non erano disponibili e che sono i funghi. I funghi infatti di giorno dormono e quindi saranno totalmente inutili, mentre di notte saranno molto utili perché hanno un costo minore rispetto alle altre piante, considerando che di notte non scendono soli dal cielo. Abbiamo quindi il piccolo fungo che è il surrogato praticamente della sparasemi, mentre abbiamo il fungo quello giallo che è il surrogato del girasole, però produce sole anche se producono meno energia. E poi abbiamo una nebbia che ci copre una parte del campo di gioco, e questo naturalmente aumenta la difficoltà di questo gioco nei livelli naturalmente più avanzati. Andiamo a vedere un attimino le altre aree di cui parlavamo prima. Questi sono i trofei vanno totalizzati solamente per soddisfazione personale, non porteranno alcun beneficio al gioco, ma ci daranno l'impressione di aver completato il gioco al 100%. Questo invece è l'almanacco, dove possiamo vedere la descrizione sempre in inglese delle varie piante che sono disponibili nel gioco, e abbiamo anche una sezione dedicata agli zombie per conoscere meglio quelli che possono essere i nostri nemici che troveremo piano piano durante il gioco. Abbiamo poi una sezione che è il negozio. Lui è Dave il pazzo, uno dei personaggi, che ci venderà alcune nuove piante e alcuni oggetti che nella versione italiana sono chiamati gingilli, e che ci permetteranno naturalmente di vincere in maniera più facile. Naturalmente, ovviamente, avremo bisogno di soldi che guadagneremo completando i vari livelli. Quindi Piante contro Zombie, un gioco molto carino, peccato per la mancata implementazione in italiano e di minigiochi che sono invece presenti nella versione iPhone. In ogni caso, se siete appassionati di questo genere di giochi, vi invitiamo a scaricarlo. Quindi da Guigi Valerio anche per stavolta è tutto per iPadisti, noi ci vediamo alla prossima video recensione.